Carmine Gautieri è il nuovo allenatore del Livorno, lo è in un anno speciale sia per il Livorno perché sarà il centenario e poi c'è da riscattare una stagione di Serie A non bella, sia per lei perché arriva con tanta voglia di riscattarsi. Sì, c'è da riscattare l'annata di Livorno, c'è da riscattare l'annata mia, io penso che ci sono tutti i presupposti per fare bene, sono contentissimo, ringrazio la società per avermi scelto, perché comunque io penso che allenare il Livorno deve essere un onore e io sono felicissimo di poterlo allenare. Arriva con il suo 4-3-3 che è fatto di spettacolo, di voglia di attaccare e di divertirsi, è anche quello che chiede il pubblico livornese in questa fase. Il mio modo di proporre calcio è quello di far giocare bene le mie squadre. Non è che 4-3-3 è un gioco dove, a mio avviso, se è fatto bene ti puoi divertire. Io sono convinto che con questo gruppo si possono raggiungere dei risultati importanti. Livorno paradossalmente ha un vantaggio rispetto a tante altre squadre, che c'è un gruppo che si conosce bene, che è già strutturato. Basta per lei questo gruppo? Ma io dico sempre ai miei giocatori che oltre all'organizzazione, oltre al sistema di gioco, è il gruppo che fa la differenza. Io penso che quando c'è il gruppo di partenza, penso che poi tutto viene di conseguenza. Questo è un gruppo di ragazzi che la maggior parte si conoscono, ci sono giocatori importanti dove hanno vinto anche il campionato, ci sono giocatori che purtroppo l'annata scorsa non è andata bene. E ci deve essere la voglia di mettersi tutti in discussione, ma soprattutto di fare il bene del Livorno, che è quello di in ogni partita raggiungere il massimo. L'ultima cosa, Spinalli le ha posto un obiettivo? Ma l'obiettivo è quello di intanto di raggiungere una salvezza e guardare partita dopo partita. Sappiamo benissimo che una piazza come Livorno, una volta raggiunta la salvezza, si può pensare anche a qualcos'altro, ma l'obiettivo primario è quello della salvezza. Thank you.